Iniziato a parlare dei salmi, hanno fatto un'introduzione al libro dei salmi, abbiamo detto i salmi sono delle poesie religiose, espressione dei sentimenti di gioia, di angoscia, di fiducia. E Davide che diciamo, assurge a portavoce del popolo ebraico che recita tutt'oggi i salmi in ogni circostanza. Nell'introduzione abbiamo visto anche le parole che ricorrono spessissimo nei salmi, la parola Mismor che ricorre più di 50 volte e che viene appunto dalla parola Zemer, di Zemer vuol dire appunto canti, canto, un canto poetico. E la maggior parte dei salmi sono attribuiti a Re Davide, sono altri salmi che sono stati composti da Abramo, da Mosè, dai figli di Korah. Allora, la scorsa volta avevamo studiato il Salmo 25 e alcuni salmi che io vi ho indicato in questi fogli li tratteremo più velocemente di altri e meritano maggiore approfondimento. Allora, i salmi, abbiamo detto, hanno due suddivisioni. C'è una suddivisione i libri, sono divisi in cinque libri, come i cinque libri della Torah. E c'è una suddivisione giornaliera, cioè ogni giorno, per ogni giorno c'è un libro dei salmi. Salmo del primo giorno, del lunedì, del martedì, fino ai salmi dello Shabbat. Allora, questi salmi che io ho scelto per studiare insieme, la maggior parte li troviamo all'interno della tefilà, cioè della liturgia, nelle tefilot quotidiane, come anche nello Shabbat, nelle feste si dicono, si recitano molti salmi. Il Salmo 27, che inizia con la parola Re Davide, cioè, vedete, alcuni salmi non sono introdotti dalla parola Mismor, ma sono direttamente di Davide, e dove è implicita la parola salmo di Davide. Hashem o Ibeishi Mimira, il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di cosa avrò timore? Cioè, se Hashem è la mia luce e la mia salvezza, di cosa ho paura? Allora, la tradizione ci suggerisce che questo salmo deve essere detto per i giorni che vanno da il capo mese di Elul, fino alla mattina di Hoshana Rabbah, cioè devono coprire tutto il periodo penitenziale che si prolunga, si protrae dopo Yom Kippur fino alla festa di Sukkot, soprattutto l'ultimo giorno di Sukkot, il settimo, si chiama Hoshana Rabbah, perché Hoshana Rabbah è chiamato anche piccolo Kippur, è il giorno in cui si gira intorno
si avventura per 7 volte con il lulav, ma soprattutto il giorno del salice, il giorno in cui si prende da parte il mazzetto del salice, che è quella pianta che diversamente dalle altre tre non ha nessuna qualità, non ha né sapore né odore. Per cui il giorno di Oicilea, ma soprattutto secondo i cabalisti, è l'ultimo sigillo, è l'ultimo appello, perfino per chi non ha fatto in tempo a partecipare a Kippur, ha un'ultimissima chance, che è il giorno di Hoshanah Rabbah. Devo dire, la grande salvezza, il grande giorno della grande salvezza. Allora, perché questo sabato dice, Signore, la mia luce e la mia salvezza. I maestri, i cabalisti, interpretano che il Signore è la mia luce nel giorno di Rosh Hashanah. Cioè il giorno di Rosh Hashanah, il Signore fa luce nel giudizio, quindi giudicare e dare un giudizio significa far luce sulle nostre azioni. E il Shi è il giorno di Kippur, il giorno di Rosh Hashanah, cioè il giorno in cui Hashem ci dà il sigillo, il finale, il decreto finale è la mia salvezza. Per cui nella preghiera della mattina è bene, opportuno concluderla con questo salmo per sono 56 giorni, cioè dal capo mese di Elul, che è il mese che precede Kippur, in cui c'è tutta una preparazione con le Seliot e Kippur, su quel video c'è da fare bene leggere questo salmo. Hashem Maoz Chayai Mimmi Echad, l'Eterno è il baluardo della mia vita, è quello che dà forza alla mia vita. Di cosa devo aver paura? Bikrov alaim meim le cure pesenizza rai veo e vai di emma cascero venafalo. Quando i malvagi si avvicinano a me con intenzioni ostili per divorare la mia carne, proprio quei nemici, proprio quegli avversari inciampano e cadono. Im tachane alai machane loi alibi im takum alai minachama bezotani potera. E addirittura se un esercito dovesse accamparsi contro di me, il mio cuore non avrebbe timore. Se contro di me dovesse scatenarsi una guerra, io sarò fiducioso perché l'Eterno è la mia luce. Ora c'è questo verso 4, che è un verso famoso. Quando dico famoso, sono versi che le persone di unati, di fede, ripetono anche nel quotidiano. Achat sha'alti met Hashem ota avakesh shivti bevet Hashem kol yemei chayai lachazot menoram Hashem ulvakeh bechalo. Una cosa ho chiesto, domandato al Signore, ed è questa che io cerco: poter abitare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita per contemplare la grazia dell'Eterno e meditare nel suo palazzo, nel suo santuario. Kitz beneni bezukko beyom aha yastireni besede aulope tzul yeom emeni. Perché egli mi offrirà un luogo di rifugio nel suo tabernacolo.
Poi tutti della Duna, il tabernacolo, ma qui la parola effettivamente è la parola succò, cioè nella sua succà, nella sua tenda. Questo perché c'è una fortissima analogia tra la succà e il tabernacolo, no? Succotta è la festa in cui è stato inaugurato il Tempio, e a Scott ci ripariamo nei giorni di Scott come se fosse in qualche modo il Tempio di Gerusalemme. Tanto lì nella beccata amazzona a Succotta aggiungiamo che il misericordioso ristabilisca la succà di David caduta, cioè che si riferisce al Bet Migdash. Questo è anche un altro riferimento, perché questo salmo deve essere continuato a leggere di Sukkot. Beyom Rahai Astirenim Bezereolob e Tsuyero Memeni, nel giorno dell'avversità mi nasconderà nel segreto della sua tenda e mi solleverà sopra una rupe. Allora sicuramente il mio capo si innalzerà sui miei nemici che mi attorniano, offrirò sacrifici di gioia nella sua tenda. Qui il Gaon di Vilna, commentando questo verso, dice c'è un riferimento preciso appunto alla festa di Sukkot, quindi perché si legge c'è un filo di sacrifici di gioia nella sua tenda, si riferisce anche sempre alla succa, componendo cantini all'Eterno. Ascolta, Eterno, la mia voce, Shema Shem Koli Ekra, quando ti invoco, Bechoneni Manemi, abbi pietà di me e rispondimi. Lecha Amani Bi, il mio cuore ha detto riguardo a te, che ascolta la mia voce, cioè qui, quando ti invoco, è scritto Shema Shem Koli Ekra, in questo riferimento alla festa di Rosh Hashanah, quando suoniamo lo shofar, e quando ti invoco si riferisce invece a Kippur. Perché pure il profeta dice invoca il Signore quando è vicino. Il mio cuore ha detto riguardo a te, hai ricercato il mio volto, o Eterno, io ricerco il tuo volto. Non mi alta stepaneha mi meni, non te ne nascosto il tuo volto da me. Cioè, uno delle più grandi punizioni, sofferenze che un ebreo può vivere è il nascondimento del volto di Dio. Infatti la Be'aha, come finisce la Bikat Konim, Issa Hashem Panapeleh, che il Signore alzi il volto verso di te, rivolga il volto verso di te. Quindi l'opposto è il nascondimento del volto di Dio, quello che i filosofi chiamano l'eclisse di Dio. Non nascondere da me la tua faccia, non allontanarti con rabbia da me, non mi respingere, perché tu solo sei stato il mio aiuto, non mi scacciare e non mi abbandonare, o Signore, nella mia salvezza. E lo è Ishi, cioè, ritorna moltissimo questa parola, Dio come mia salvezza. Chi avive mia zavuni ma c'è mia sfegni. Addirittura qui Davide dice, quando mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, l'Eterno mi ha raccolto,
Cioè, come a dire, anche qua i nostri genitori, appunto, che devono lasciarci al nostro destino a causa di un comportamento il Signore ci accoglie ugualmente perché corregge i nostri errori. Questo è un pezzo forte, cioè questa riscontenta la possibilità che padre e madre potrebbero abbandonarci. Urenia scelta che caucrebbero e a misciol le mani sciuriai. Insegnami, o Eterno, la tua via e guidami lungo il sentiero della rettitudine a causa dei miei oppressori. Non consegnarmi alla brama dei miei avversari, perché contro di me insorgono testimoni di falsità che parlano o respirano con violenza. È strano che proprio Hamas vuol dire violenza. Attinenza con questo mi piace No, in che generale, non fa accrono. il gioco Hamas. Lulei manti di tu vai scendere Efraim. Oh, se non avessi creduto di poter contemplare la bontà dell'Eterno nella terra dei viventi. Questo è, vedete, si riferisce al fatto che nonostante noi siamo molto fiduciosi in un mondo futuro dove c'è ricompensa, però anche la contemplazione di Dio, la vita spirituale, va vissuta tutta qui, su questa terra. Kabbel Hashem, spera nel Signore, Chazak v'yametzpera, sii forte il tuo cuore, rimanga saldo, v'kaveh el Hashem, spera nell'Eterno. Allora, abbiamo detto, è un salmo che esprime molto la fiducia in Hashem, che sarà sempre la nostra luce, la nostra salvezza, e ci protegge dai nemici. Questa è la filosofia di questo Salmo 27. Una che ho scelto perché lo trovate nella Tefillah, non si due si trova questo Salmo. Il Salmo 29 è forse il salmo più noto a tutti, perché è il salmo che recitiamo quando accompagniamo il Sifrei Torah, i rotoli della Torah, dentro Aaron HaKodesh con grande solennità. È una dichiarazione della gloria di Dio nell'intero universo. C'è un riferimento molto preciso alla rivelazione della Torah sul Monte Sinai, che avviene attraverso questo col, questa voce. Vediamo questa parola col, che ritorna per 7 volte. Questo è uno dei motivi in cui i salmi con cui inizia la Kabbalah Shabbat, mentre tutte le sere iniziamo con la preghiera serale di Arbit, la sera di Shabbat, prima di Arbit ci sono i salmi, delle poesie che precedono la Tefillah e sono in qualche modo inni
all'accoglienza dello Shabbat, il Mishmor David, il Salmo 29, è il Salmo che dà inizio a Kabbalat Shabbat, all'accoglienza dello Shabbat. Allora, visto che vi piacciono i giochetti nei conteggi, guardate in questo Salmo 29 quante volte è ripetuta la parola Hashem, cioè il nome di Dio, le quattro lettere che compongono il nome di Dio, perché questa è una cosa molto importante di questo Salmo. Guardate la parola Hashem, quante volte c'è? 12. No. Qua di più? Qua di più? 13. 18. 18 volte. La parola Hashem in questo Salmo è in cui 18 volte. Che appunto corrisponde a Hai e corrisponde a vita. E secondo la tradizione, i maestri che hanno stabilito la tefillà, e quindi la parte centrale della tefillà, che è la Amidah, che è la preghiera essenziale della tefillà, quella che stiamo in piedi i posti verso Gerusalemme, è composta da 18 benedizioni, che i maestri hanno fissato queste 18 benedizioni in ottemperanza alle 18 volte in cui questo Salmo la parola Hashem. La cantiamo ogni sabato. Ogni sabato la cantiamo. Poi nelle feste, quando entra sempre il Torah, si canta in modo molto solenne questo Salmo. E quindi la parola Hashem è ripetuta 18 volte. Avul Hashem ben Elim, Avul Hashem kavod vavoz, tributate, celebrate ad eterno, o figli di potenti angeli. Cioè, come se noi siamo chiamati, in qualche modo siamo noi che invitiamo gli angeli a lodare Hashem, cioè non, come a dire, siamo talmente infervorati in questi precisi momenti in cui diciamo questo Salmo, e come chiamiamo anche il sopra a lodare Hashem. Invece i maestri dicono che il termine è Elim. Chi sono questi Elim? Elim è plurale di El, che El significa potenza, potente, che non è infinito a Dio, perché plurale di El è infinito a Dio, è Elohim. Elim sono i potenti. Alcuni commenti dicono che sono gli angeli, altri dicono che si riferisce ai patriarchi, che sono forti, potenti nella loro fede. Quindi noi siamo i figli di questi potenti, cioè noi in ogni momento dobbiamo collegarci a questa catena di cui siamo un anello e di cui dichiariamo siamo i figli di quei patriarchi. Tributare all'Eterno, Kavod Vaoz, gloria e potenza. Avul Hashem Kevod Shemo, tributare all'Eterno l'onore dovuto al suo nome, Ishtach Avul Hashem, inchinatevi ad Hashem, Beadrat Kodesh, nello splendore della sua santità, del suo santuario. Kol Hashem Alamagim, la voce dell'Eterno è sulle acque. Quali acque si riferisce qui? Alle acque del Mar Rosso, quando gli ebrei sono passati, sono usciti dall'Egitto. El Hakavod Elim Hashem Almaim Rabbim,
il Signore la gloria tuona e il Signore domina sull'immensità delle acque. Con la scemma ancora, con la scemma dai, la voce dell'Eterno Bacoach risuona con forza, la voce dell'Eterno con maestosità, cioè risuona con maestosità. Con la Shem Shover Arasim, la voce dell'Eterno spezza i cedri, Baisha Ber Hashem e Tarze Alevanon. E l'Eterno riduce in pezzi i cedri del Libano, che sono i più maestosi, i più saldi, i più forti, tanto è che Salmone ha fatto costruire il primo Betamina, il primo Betamina ha fatto portare i legni, i cedri dal Libano, e questo Salmo è come se potessi non li ha spezzati Nabucodonosor quando ha distrutto il Tempio, ma è Hashem che ha deciso di distruggere il Bet HaMikdash nonostante avesse dei legni fortissimi. Bayachidem Kimo Ekelem, egli gli fa balzare come un vitello, Lebanon Bessirion che muove e i monti del Libano e del Sirion sono come un giovane bufalo. Con la Shem Chotzebra Avotesh, la voce dell'Eterno saetta lampi di fuoco. Questa è un'immagine che si vuole lasciare. Si riferisce ai 10 comandamenti in cui i comandamenti sono stati scritti, incisi sulla pietra come fiamme in forma di lettere e parole. Col Hashem Yahil Midbar, la voce dell'Eterno fa tremare il deserto, fa tremare il deserto di Kadesh. Con la scemia con la Yalot, Bayeche Sofie Aotto Beyechallo, Kulo Omer Kabod, la voce dell'Eterno fa partorire le cerbe e rende spoglie e foreste, e nel suo santuario tutto celebra la sua gloria. Hashem la mabuli Hashem Bayeshe Hashem Melech Leolam. Durante il diluvio l'Eterno è rimasto seduto sul trono regale. Bayeshe Hashem Melech Leolam. E il Signore si vedrà come re per sempre. Hashem Oz e Amoi Iten. Il Signore darà forza al suo popolo, Hashem Yahreach et Amo Bar Shalom. E l'Eterno benedirà il suo popolo con la pace. Vedete, anche qui ancora ci richiamo alla Midah, l'ultima benedizione della Midah, quella per la pace, Dio che ci deve dare la pace, che ci benedice con la pace. E questo sì, ma guarda, Hashem Amevaech et Amo Israel Bar Shalom, amen, no? Finisce così la Amidah. Quindi questo salmo, che è la fonte delle 18 benedizioni della Amidah, finisce con la benedizione della pace, che è il massimo delle benedizioni. Allora diventiamoci ancora, vediamo quante volte c'è la parola col, la prima è al terzo pezzo, col Hashem Alamaim,
al quarto con la scemma cuore, con la scemmia dare, al quinto con la scemma sciovere a asim, e al mezzo sette con la scemma pozzella potesce, al mezzo otto con la scemma yachim midbarem, e al mezzo nove con la scemma yeholel a yalot. Cioè le sette, sono le sette voci di Hashem, che Hashem, secondo la tradizione mistica, è intervenuto nella storia del popolo ebraico sette volte con la sua voce ha determinato questi fenomeni. Sette corrisponde ai giorni della creazione, al Shabbat. Quindi questo diventa un salmo particolarmente adatto per essere citato nel centro della liturgia dello Shabbat. Cioè dopo che abbiamo in qualche modo letto il Sefer Torah e riportiamo solennemente gli otoli nella Kodesh. Secondo chi? Secondo... I mistici. Queste di queste quante volte io poi tutte le interpretazioni. Le volte che Dio interviene con la sua voce. Questo lo dice un commento che è Mezzudat David. Abbiamo visto nell'uscita dall'Egitto, poi nel deserto, poi sul monte Sinai, quando ha dato la Torah, nella distruzione del Tempio, e questa voce ha spazzato via i cedri del Libano e fa partorire le cerve, non lo so, e fiamme di fuoco che ha scritto col fuoco i dieci comandamenti. Si dice che sono le sette voci di dieci. Quindi abbiamo questi numeri, il 18, i numeri del 7 che ricorrono in questo salmo. Okay. Poi c'è un altro riferimento importante, Hashem, la Mapulia Sham, che letteralmente vuol dire il Signore è rimasto seduto in quanto c'è stato il diluvio. Invece qui la traduzione che avete voi resiste al diluvio, nel senso che un'espressione che ci dice che Hashem sarebbe tentato diverse volte di mandare il diluvio per punirci, perché noi non meriteremo, ma mantiene il suo patto di non mandarlo mai più. Quindi Hashem vuol dire non solo si siede, ma resiste. Cioè dobbiamo sempre tenere presente il linguaggio poetico di questi inni di lode. Allora, anche il Salmo 30 è un salmo famoso, un salmo famoso perché in alcuni riti si legge tutte le mattine, chi meno incline a pregare tutte le mattine lo conosce, perché il salmo di Hanukkah, c'è della festa di Hanukkah. E però quando Davide ha composto questo salmo non aveva nessun riferimento a Hanukkah, no? Cioè parlava di un'altra Hanukkah, perché è soprattutto un salmo in cui Davide prega per la guarigione. Cioè adesso vediamo, questo è un salmo
che va a letto in momenti di malattia in cui si è guarito. Mi smoisci rancata bait le David, che significa mi smoisci e salmo e canto con un accompagnamento musicale. Shirhan katabait le David, canto per l'inaugurazione della casa, il salmo è di David. Qual è questa casa? Questa casa è la casa per eccellenza, il Bet HaMikdash, è il santuario. Qui i commentatori si pongono subito una domanda, cioè se il santuario è stato costruito da Salomone, perché qui è attribuito a Davide? Perché Davide ha composto questo salmo perché fosse cantato per la futura inaugurazione durante il regno di re Salomone. Su questa cosa del rapporto di Davide col santuario, sappiamo che Davide, perché è stato il paradigma della religiosità, dell'attaccamento a Dio, della teshuva, ha chiesto per tutta la vita, per tutta tutte le sue preghiere, ha chiesto di poter costruire il Bet HaMikdash. Appena ha riportato l'arca a Gerusalemme, ha conquistato Gerusalemme, ha tolta dalle mani dei Gebusei e ha insediato il suo trono a Gerusalemme, voleva costruire il Bet HaMikdash dove posare l'arca. E Dio non gli ha permesso perché gli ha detto: le tue mani sono sporche di sangue, non puoi costruire una casa di pace. E Davide gli ha detto: ma io, il mio è il sangue che sporca le mie mani e riconducibile a tutte le battaglie che ho fatto per te, Hashem. Ciononostante, e Dio dice: no, non puoi, dovrà essere tuo figlio Gerome, tuo figlio Salomone, che nel suo stesso nome porta l'idea della pace, dell'integrità, dello Shalom. In verità è che se Davide avesse costruito lui il Bet HaMikdash, sarebbe diventato una sorta di mausoleo delle guerre di Davide, no? Sarebbe diventato il monumento di Davide, sarebbe stato qualcosa di troppo legato alla figura di Davide, ai trofei di Davide. E poi c'è un altro motivo. Sappiamo che abbiamo studiato il passaggio dei profeti molto complicato del presunto reale peccato di Davide con Bathsheba, no? Davide viene perdonato dopo che fa una teshuva molto intensa, molto paga di persona per questo peccato, però sente questa macchia di diversa, cioè ci sono persone un po' malevole nei confronti di Davide che appena Davide passa per strada gli parlano dietro, dicono: ma tu guarda questo che fa tanto il santarello dopo quello che pasticcio che ha combinato e che si mette a far tanto religioso. Allora Davide dice a Scema: manda un segno, è preso nelle tefillotte, soprattutto nelle tefillotte i giorni di Yom Kippur, chiede un segno, un pubblico di Hashem, manda un segno che esprima in modo definitivo che David è
pulito, che la vita non ha commesso nessuna colpa. La gente dice, Davide, non lo manderò questo segno durante la tua vita, ma lo manderò quando tu non ci starai più, lo manderò a tuo figlio Salomone. Come manderà questo segno? Che quando Salomone inaugura il Betamigdash, un giorno di grandissima festa, addirittura quei giorni di festeggiamenti sono stati 14 giorni, è l'unica volta nella storia del popolo ebraico che è stato annullato il giorno di Kippur, perché è stata la festa dell'inaugurazione del Betamigdash, che Kippur è stato derogato. Però a un certo punto, quando Salomone è andato per portare l'arca dentro al tempio, i portali del tempio non si aprivano. Diciamo che l'arca, l'altezza dell'arca, combaciava con l'altezza del portale e non si riusciva a far entrare più. Che pezzo. Salomone ha invocato 24 tefillot, 24 preghiere, ma questi portali niente, no, non si alzavano. Questo è il motivo per cui la Simchat Torah, quando facciamo le arcafotte, ci scateniamo con i balli, queste arcafotte sono aperte da un salmo di Seushaim Hashem, che vuol dire alzate i vostri portali, i vostri stipiti o porte, cioè fate passare l'arca. E finché Salomone non ha detto una frase e ha detto: Dio, fallo per i meriti di Davide il tuo servo. E lì le porte sono aperte e l'arca è entrata, e questo è stato il segno in cui Hashem ha fatto alzare i portali del tempio per i meriti di Davide, per i meriti. E Salomone ha capito che per i meriti di suo padre veniva esaudito, quindi lì Salomone il figlio, questo è molto profondo, questa un passo del Talmud, dice che noi nella vita molto spesso vorremmo un segno, qualche macchia che ci sentiamo addosso, un'etichetta, che difficilmente viene cancellata, ce la portiamo presso tutta la vita. Però nei nostri figli ci sarà un segno, cioè il segno del superamento di questa macchia lo vedremo sulla discendenza, cioè a volte sono i figli in qualche modo che smacchiano tutto e che soprattutto dimostrano la rappresentazione reale di ciò che noi siamo stati. No, è molto singolare questa cosa. Davide non ha questa soddisfazione, ha tante, ma c'è lui dice a te in vita non ti posso dare sto segno, ok? Non sappiamo il motivo. Comunque l'arca passa, tra l'altro adesso nell'ultima ristrutturazione del piazzale del Kotel, è spianata, del Kotel, cioè delle teche con delle tefillot scritte appese, e una di queste è proprio la tefillà che Shlomo ha detto, ha invocato per far passare l'arca nel tempio, no? In cui invoca i meriti di suo padre Davide. Dunque, perché sta così l'inizio del Salmo 30. Quindi questo è
Questo è l'unico motivo, attenzione, questo è l'unico motivo per cui noi recitiamo questo salmo di Hanukkah, perché all'interno del salmo non c'è quasi nessuna allusione a Hanukkah, ok? Cioè da lui a Hanukkah è stato in qualche modo inaugurato il Tempio, il Tempio che è stato profanato nel momento in cui gli ebrei hanno vinto sui greci, hanno tolto le statue dal Tempio e acceso la menorah con l'olio ritrovato e quindi lo hanno inaugurato, ed è lo stesso motivo per cui tra l'altro non tutti i riti dicono questo salmo, noi italiani lo diciamo, i cinesi non dicono questo salmo, cioè l'importante è dire le benedizioni per l'accensione e leggere quella poesia che dice Aneot all'anu, anu martichin, noi accendiamo queste neot, questi lumi per questo e per questo. Per cui l'unico riferimento a Hanukkah è perché c'è scritto Hanukkah, c'è Hanukkah, tanto è che è il salmo che leggiamo anche quando inauguriamo la nostra casa, cioè quando affiggiamo le mezzozotte entro 30 giorni che andiamo ad abitare in una casa, facciamo quella festa che si chiama Hanukkah Tabait, l'inaugurazione di una casa in cui dopo aver attaccato le mezzozotte leggiamo dei salmi per metterci di buon augurio e leggiamo anche in quell'occasione questo salmo che dice Aomim ha Hashem chi dilitani belosim afta o yevai li e Aomim ha ti esalterò o eterno, perché mi hai rialzato. Militani vuol dire mi hai, ecco anche qui, dal in ebreo significa povero, oppresso, cioè mi hai risollevato dall'oppressione, no? Cioè stavo come per affondare, dice David, velozi marta o ievaini, e non hai permesso ai miei nemici che gioissero a mio danno. Hashem Eloai, o eterno è Signore mio. Shivati Recha, vattir paeni, io ti ho invocato e tu mi hai guarito. Cioè, ecco da qui il salmo legato alla guarigione. Hashem e Elitamin Shiol Namshi Chitani miai di boia, o eterno hai fatto risalire la mia anima dallo Shiol e mi hai mantenuto in vita così che non scendessi nella fossa. Lo Shiol, abisso, sì, è l'abisso, è il luogo secondo sempre alcune teorie del misticismo, Sheol è il posto dove le anime dei morti restano in qualche modo sospeso per i primi 12 mesi. Cioè i 12 mesi tutte le anime sono in attesa del giudizio. C'è un luogo che si chiama Sheol in cui le anime sostano, no? E quei 12 mesi sono fatali, sono molto critici, perché in ragione del comportamento dei figli del defunto, nel dire addisce, nel fare buone azioni, nel studiatore, Hashem darà il giudizio dopo il 12° mese. Zameula Shem Hasidab Deodule Zerecocio. Intonate canti all'Eterno, o voi che gli siete fedeli, e rendete grazie al suo santo nome.
Tirei abbia po Chaim Bensonò, perché la sua collera dura solo un attimo. Cioè, come a dire, cioè, lì Hashem è limitata nel tempo, no? Mentre la sua grazia è infinita. Mentre una lunga vita dipende dalla sua benevolenza. Baere pianimbechi, brappo carina, chi alla sera va a dormire piangendo, al mattino si sveglierà con una sensazione di gioia. Bani amarti, bescialvi, balle motne, olam, guardero nella mia agiatezza, dicevo, io non vacillerò mai. Hashem etzonecha, e matta le aeriosi, starta panecha, o eterno, grazie alla tua benevolenza, tu hai reso salda la mia montagna. Quando nascondesti il tuo volto, sono rimasto sbigottito, sgomento. E lei ha Hashem e Kra, Bela Donai et Hanan. Dopo a te, Eterno, rivolgermi appello e presento la supplica al mio Signore. Ma pezza betami, benedire Shachat, aiuterà a fare agita di terra, quale vantaggio può esservi qualora dovessi scendere nella tomba? Può forse la polvere ringraziarti o proclamare la tua verità? Questo è un tema molto ricorrente in tutti i salmi, ma in tutti i Ketuvim. Questa esaltazione della vita, cioè noi nella vita possiamo fare qualcosa da morti, non possiamo fare più nulla, perché non c'è questa mortificazione, questa esaltazione della morte. Shema Hashem Echodneni, Hashem Eyeh Ozerli, ascolta o Eterno e abbi misericordia di me, sii tu il mio aiuto Eterno, afachtami spedite maholi, pittachta sakivati hazeni simcha. Tu hai trasformato il mio lutto in un canto di danza, questa forse. Tu hai liberato dall'abito di sacco cingendomi di gioia, questo fosse un riferimento alla festa di Hanukkah, e man yezamecha chavod velo idom Hashem Elohai leolam odek, perché la mia anima possa lodarti e non rimanga silenzioso, Eterno mio Signore, io ti celebrerò per sempre, ti ringrazierò in Eterno. Qui ci sono due sinonimi di gioia, in realtà in ebraico ce ne sono sette. Qui quali sono? Rina e Simcha. Poi c'è Chedva, Gil, Sasson, così via. Sono dove si trovano queste sette? Te la sei cercata? Allora adesso dove stanno tutti? Lo sapete dove? Salvato in corner. No, è intervenuto il terzino. Nella settima benedizione nuziale, no? Qui si canta colza, sonda, colza, sonda, ci sono sette espressioni di gioia per guardare sempre. Elohim melech olam ha'isheh bara sason v'simcha yilah rina nitza v'chedva shalom me'ut. Zot,
sono anche al matrimonio per sentire sempre questo. Prendi l'occhio. Senti, ma mi fa... avete lasciato senza parole. Io, senti, una vita di studio. Grazie. Grazie.